Seduta del mattino terminata, amici di Calcio Napoli 24, quarto giorno di ritiro qui a Di Maro. Siamo in compagnia di Ciro Troise, direttore di IM Naples. Ciao Ciro. Buongiorno. Allora Ciro, partiamo dalla notizia del giorno, Emanuele Giaccherini. Sì, è un'operazione che è nata in 48 ore, no? Quindi un'operazione strana per i tempi del Napoli, che di solito per le trattative ci mette un bel po'. Naturalmente è in costruzione come operazione, si stanno lavorando le parti. Il Napoli ha affiutato l'affare, la possibilità di inserirsi tra il Sunderland, che non riscatterà il calciatore, e il Torino, e sta cercando di condurre questa trattativa. Il Giaccherini verrebbe come giocatore in più rispetto a Witzel, Pereira, le idee per il centrocampo. Un'operazione che in termini di cartellino costerebbe abbastanza poco. Naturalmente l'ingaggio però è abbastanza oneroso, considerando anche l'età del calciatore, parliamo di un classe 85. Il giocatore Giaccherini che potrebbe fare sia il vice di Callejon sia il vice di Hamsik, quindi quei profili duttili che gradisce Maurizio Sarri. Visto l'europeo, comunque sarebbe sicuramente un gran colpo. Gran colpo è un parolone, per me il gran colpo potrebbe essere Witzel, per esempio. Certo. Sarebbe un'operazione intelligente se rientra in questo range, cioè se non esclude assolutamente altri colpi per il centrocampo. Cioè, se oltre a Witzel e Pereira il Napoli fiuta l'occasione Giaccherini, che è un giocatore che ha fatto un discreto europeo, è un'operazione intelligente. I grandi colpi sono altri, anche se per me la vera questione riguarda il mercato in uscita, cioè riuscire a trattenere i grandi big che sono in questa squadra e che hanno costruito la stagione che abbiamo ammirato l'anno scorso. Con te non posso non parlare dei giovani di questo Napoli, tanti sono qui presenti nel ritiro di Maro, uno su tutti Nikita Contini, davvero oggi si è superato. Sì, sta facendo un ottimo ritiro, tra l'altro lui sono due tipi di profili che sono in questo ritiro. Ci sono i ragazzi che già fanno esperienza, che sono stati in Lega Pro, per esempio Celinto che al Siena già al secondo o terzo anno di Lega Pro, la Sicchi, Roberto Insigne che ha giocato in Via d'Avellino, Sepe che per me non è neanche più un giovane essendo un 91, e poi ci sono invece i ragazzi proprio nel termine più ristretto del termine, dove c'è Granata che è il capitano della primavera, Negro un 98 che ha fatto benissimo con la squadra di Saurini l'anno scorso segnando 22 gol, facendo il capocannoniere del girone in una squadra che comunque non ha fatto bene, quindi riuscendo a essere l'unica notizia positiva della primavera della scorsa stagione, e quindi su questo doppio versante si stanno muovendo questi ragazzi, che ogni due anni c'è la possibilità, visti gli impegni dei nazionali, di riuscire a fare una sorta di esperienza, perché poi quello è probabilmente fra 10-15 giorni la maggior parte di loro farà altro. Gli unici due possono sperare ad un'ipotetica conferma in prima squadra sono Sepe e Roberto Insigne, vista anche la riforma delle rose che impone di inserire quattro giocatori nel vivaio nella lista dei 25. Ce n'è un altro che non hai citato, che viene dall'esperienza dal Bari, e Gennaro Tutino, come l'hai visto? Sì, Tutino ha bisogno di giocare però, quindi dopo questa esperienza lui ha vissuto un cammino travagliato dall'infortunio di Vicenza fino all'ultima stagione, dove praticamente si è trovato a giocare in primavera, quindi a tornare indietro, visto che a Napoli giocava in primavera quando in primavera ci giocavano i 92, quindi con 4 anni sotto età rispetto alla categoria. Il suo potenziale è ancora interessante, ha bisogno di ritrovare la continuità a prescindere dalla categoria. Credo che andare in Lega Pro per lui possa essere la scelta migliore. Grazie Ciro. Grazie a voi.